Vediamo come si crea un data logger. Vado a sintonizzare un piano, a selezionare un piano già fatto, poi posso inserire i canali per frequenza o da un altro piano, oppure posso da un piano precedentemente più completo stabilire un numero di canali per i quali mi interessa monitorizzare o fare i rilievi alla presa. Ecco, per esempio, adesso questo qua è un piano CCR, sostanzialmente questi canali qui non mi interessano più, vado a eliminarli e mettiamo, ecco, questi sono tanti, mettiamo di prendere una RAI, prendiamo la seconda RAI, la terza, quarta, andiamo a prendere il 40, poi passiamo 44, teniamo la 7 e la cosa, il 51 lo eliminiamo, 52, poi teniamo il 56 e poi prendiamone una tutta in alto. E adesso sto eliminando i canali che non mi interessano. Potevo aggiungerli, come posso eliminarli? 67, 68, 69. Ok, uscita. Adesso praticamente, vedi, CCR salva come, e qui posso nominarlo a piacere, e gli do prova. Adesso faccio un po' fatica a filmare, e ok, 6 canali prova. A questo punto io vado nel menu, avvia data logger, nuovo data logger, e praticamente vado a monitorizzare solamente i canali che mi interessano. Adesso sono persino tanti, se voglio vedere cosa arriva ad una presa posso prendere 3, 4 frequenze, 5 frequenze a spaglio su tutta la banda. Adesso saranno una decina, non lo so. Il tempo è un filettino più lungo. Praticamente sta lì una decina di secondi per ogni canale. Ecco, vi ho fatto vedere come si edita un canale e poi la velocità di acquisizione del data logger è questa. Dopo non è necessario, ripeto, se devo vedere 40 prese, a parte il fatto che capita raramente di dover fornire un logger così completo, però questo è quanto.